arrivata. Grazie, Adele di Benedetto, ho prenotato una stanza ovviamente. Sì, la stanza, eccola qua, è già pronta. Senta, ne approfitto anche perché volevo avere un po' di informazioni sulla struttura, perché scegliendo un po' dove alloggiare durante questa mia vacanza ho visto sul vostro sito due cose che mi hanno incuriosito. La prima è che siete un hotel bike, un bike hotel. Sì, un bike hotel. Bike hotel. Bike hotel, questo vuol dire che abbiamo dei servizi per i cicloturisti. I servizi essenziali sono un ricovero per le bici, questo assolutamente, il ciclista è molto geloso della sua bici, e poi abbiamo un piccolo banco degli attrezzi per le riparazioni, abbiamo una stazione di gonfiaggio, un lavaggio per le bici e una serie di attenzioni per questo mondo. E il secondo aspetto è invece che ho letto che il ristorante alla Corte è promotore della confraternita dei ristoratori Deco. Sì. Allora Deco vuol dire denominazione comunale, è una assegnazione di un titolo, diciamo, che fa l'amministrazione comunale, non è un marchio di qualità, il comune certifica semplicemente che quel prodotto è di quel territorio, una sorta di carta d'identità. Quindi parlando di enogastronomia, qui nel vostro ristorante si mangia bene? Beh, assolutamente sì. E allora in questi giorni avrò un modo anche di assaporare un po' la vostra cucina. Sì. E un'ultima curiosità invece, entrando ho visto che c'è una macchina che si sta ricaricando in maniera... Sì, quella auto tra l'altro è anche nostra, noi abbiamo questa colonnina, è un progetto che abbiamo portato avanti con gli albergatori bassanesi e riguarda l'installazione di una colonnina per la ricarica di auto elettriche in ogni hotel. Senta, visto che è così gentile, magari qualche mattina mi può le accompagnare per Bassano, così mi dà qualche informazione certo, in più? Certo, molto molto volentieri. La ringrazio. Faremo uno di questi giorni. Va bene, intanto vado su allora. Grazie. La chiave, una piccola brochure con elencati tutti i nostri servizi. Perfetto, la ringrazio, gentilissimo. Grazie, buon soggiorno. Buongiorno. Senta signora, sono entrata qui dentro per fare un po' di acquisti, sì. Però sono immersa da tanta bontà, mi dà qualche consiglio? Sicuramente, abbiamo tantissimi prodotti buoni, molto buoni, ma soprattutto potrei consigliarle... Mi dica. Beh, abbiamo il ciambellone bassanese, che è un prodotto che facciamo noi, e molte persone lo prendono e dicono che è buono, va scaldato perché... tagliato a fettine e servito caldo è molto molto più buono. E come è fatto? Ci sono degli ingredienti particolari? Con la pasta base della focaccia, che è un dolce pasquale, ma noi lo facciamo tutto l'anno, è diventato il nostro prodotto, diciamo... Di punta? Molto proprio, sì. E poi c'ha noci, pinoli, uvetta, tra i vari biscotti abbiamo il Forti Bassanesi, che sono dei biscotti dove è stata recuperata la ricetta del 700 e questo sarebbe proprio il biscotto di Bassano, diciamo, appunto si chiama Forte di Bassano. Senta, ma io sono sempre un po' curiosa di scoprire veramente le tipicità dei posti nei quali vado, ma la bottega del pane è una bottega storica qui a Bassano? Noi siamo arrivati nel lontano 73, ottobre 73. Senti, io vedo anche delle belle pizze, belle farcite. Certo. Ah, ecco, a proposito di pizze, buongiorno. Mamma mia, buongiorno. Lei di dov'è? Io di Latina. Ah, bene, benvenuto a Bassano. La ringrazio. Quindi, essendo io latina, non ho mai assaggiato la pizzetta di Beltrame? No. Bene, allora se posso, le la faccio provare. È una pizzetta che esiste da 40 anni, si piega a mo' di panzerotto, ok? Ed è un impasto particolare che utilizziamo nel nostro laboratorio. Mamma mia, ma è bella sostanziosa come devo pizzetta. Devo ringraziare tutti i miei clienti in quanto se siamo famosi per le pizzette di Beltrame è comunque grazie a loro, perché sono loro i nostri primi supporter. Beh, quindi praticamente mi sembra di capire che avete unito un po' la tradizione con anche l'innovazione, allora, quindi dei prodotti anche diversi. È un marchio registrato, ha un suo brand, tutti i prodotti online su www.bottegadelpane.com li potete ordinare tranquillamente, vi saranno recapitati. Quindi con un click
arrivano a casa. Il carrello arrivano a casa, dal ciambellone bassanese alla focaccia, ai panettoni a Natale, alla colomba a Pasqua. Guardi, è stato gentilissimo. Come si chiama lei? Così, almeno... Boris. Boris, Adele, tante volte ritorno, almeno vengo qui alla bottega del pane. Lei signora? Io mi chiamo Dolores. Dolores, molto piacere. Grazie. E allora io esco con la pizzetta, ne approfitto per andare a fare una bella passeggiata e prendo però anche il ciambellone. Benissimo. E i biscotti perché... E i forti bassanesi. Immagino che sei andato ad accompagnare qualche gruppo in una bella gita sul fiume Brenta. Sì, abbiamo fatto circa una ventina di chilometri, siamo partiti dal confine austro-ungarico, che è l'attuale confine trentino a Primolano, e abbiamo anche visitato un po' quali sono le nostre peculiarità storiche e naturalistiche durante il percorso. Senti, ma questo è proprio un centro rafting, giusto? O fai anche altre attività? Un po' come funziona? Questo è un centro di sport fluviali della Federazione Italiana Rafting, dunque un centro nazionale, c'è la scuola di canoa, e abbiamo anche il bob d'acqua che si chiama Hydrospeed e facciamo molte attività legate al fiume come i corsi di salvamento per la protezione civile e per anche per i fruitori del fiume. Ecco, quindi un turista che viene qui cosa può fare in pratica? Ad esempio io che non ho mai fatto rafting, cosa posso fare? Adele, possiamo intrattenerti un mese con le attività e i contenuti che ci sono su questo territorio. Le attività sportive, cominciando dall'alto, diciamo sul laghetto del Ponte Subiolo, la grotta delle Frate Bianco, le grotte di Oliero, puoi fare la spele subacquea. Quindi insomma dai l'opportunità di fare tante attività sportive anche per conoscere il territorio nel quale poi si... Sicuramente, abbiamo detto di trekking, del Nordic Walking, la ciclopista del Brenta non possiamo dimenticarla, che collega diciamo il Trentino fino a Venezia, parte da Monaco addirittura. Qui in valle siamo aperti da marzo a ottobre, però d'inverno organizziamo anche molte attività sulle confinanti montagne del Cima Grappa e dell'altopiano di Asiago, con le ciaspolate e lo sci di fondo. All'interno di questa struttura c'è anche la possibilità magari di soggiornare qualche giorno, visto che... Nel nostro centro abbiamo sì degli alloggi, alla casa sul fiume, qualche camera, insomma, per chi vuole godersi l'ambiente fluviale a 360 gradi, è molto utilizzato dai pescatori, perché chiaramente sono amanti del fiume come noi. Ivan, guarda, facciamo così, siccome adesso non sono in tenuta sportiva, io magari rimango un altro po' qui così ti osservo e vedo un po' quello che fai magari con altre persone. Da quanto tempo esiste? Questo caseificio esiste dal 1966, produciamo circa 18 tipi di formaggio. I soci sono appunto soci, tutto il loro latte che producono lo conferiscono nel caseificio. Il caseificio lo trasforma in grana padano, Asiago, in tutti, collina Veneto, no. E questo... E poi viene venduto agli spacci ai nostri clienti. Ecco, mi aiuti a capire, a comprendere veramente la bontà di questi prodotti. Con una grande qualità del latte si riescono a fare prodotti di qualità. Per poter fare tante tipologie di formaggi dobbiamo avere la possibilità di avere una scelta. La prima è quella di avere un latte con un giusto valore. Io una caratteristica ho notato veramente di questo formaggio, la sua caratteristica importante. Praticamente il consorzio ci dice che si può vendere dopo 20 giorni di maturazione,
noi andiamo i 30, 35 e 40 giorni come Asiago fresco, facendo un'occhiatura abbastanza accentuata e questa bombatura che si vede. Con l'Asiago pressato, sì, DOP, noi in 6 concorsi regionali che sono stati indetti dalla Regione Veneto, su 6 concorsi regionali noi ne abbiamo vinti 3. Ma non solo, a San Vincent, quando si faceva, e lì con il nostro Collina Veneto abbiamo vinto il miglior formaggio d'Italia. 2 anni prima, nel 2008, nel concorso con gli stagionati, eravamo assieme al Grana Padano, al Trentin Grana e al Parmigiano Reggiano. Noi abbiamo portato a casa la medaglia d'oro. Un'ultima informazione, i vostri prodotti li posso acquistare solamente qui? Noi abbiamo 2-3 punti vendita, uno qui in Casificio, uno a Belvedere di Teste e uno a Caldogno, sempre in provincia di Vicenza. Altrimenti basta andare semplicemente sul sito e lì si trovano tutte le informazioni. Appunto, giusto? Sì, e allora io, Presidente, ne approfitto, vado giù nello spaccio e vado a fare un po' di acquisti, va bene? Va, grazie. Qualche suggerimento? Beh, allora, come hai visto, la nostra specialità della casa sono i bigoli all'anitra. Ok, poi molto buoni sono anche i tortelli ripieni con radicchio di Treviso, oppure anche dei gnocchetti ripieni al morlacco e funghi, sono molto buoni. Ho letto che siete proprio i re dei bigoli, anzi dei bigoi, come lo dite voi. Bigoli, sì. prendo questo intanto. Grazie, grazie a te. Eccoci qua con i tuoi bigoli. Ah, guarda, come vedi, anche il piatto molto particolare. Grazie. Ti auguro buon appetito. Grazie. Come va? Questi bigoli come sono? Complimenti, veramente, adesso ho capito perché li chiamano i re dei bigoli. Bene, veramente piacere. Buoni. Senti, ma posso chiederti un po' di informazioni su questo locale? Perché sono entrata e veramente ho avuto questo impatto, un po' si ritorna indietro nel tempo, è una caratteristica veramente del locale. Sì, abbiamo abbinato, io e mio padre, insieme alla cucina veneta, e la passione per gli oggetti, gli antichi, collezionismo, un po' tutte queste cose, abbiamo abbinato insieme le due cose e siamo felici. Quindi è una sorta di museo, emporio, si possono anche acquistare questi oggetti? Sì, tutto quello che vediamo è acquistabile, quindi uno può mangiare in tranquillità, i bigoli, il baccalà, tutti i nostri piatti e più può portarsi a casa un ricordo, insomma. Bravi, complimenti, è veramente originale. E bravi soprattutto per la ricetta, posso saperla? La ricetta... ti porto in cucina, poi te la faccio spiegare da mio padre. Vabbè, tanto io vedo soltanto qualcosina, ecco, non gli rubo i segreti. Ok, del no, non si possono rubare i segreti. Va bene, tanto okay. Ti ringrazio. Buon appetito ancora. Il procedimento per le bigoli all'anitra, che è la nostra ricetta del nostro locale, inizia con una buona anitra giovane, con 30 grammi di burro, un po' di parmigiano grattugiano, cipolla, carota, sedano e lauro. Un po' di conserva di pomodoro, pochissimo, olio d'oliva di pove, sale e pepe. Abbiamo già preparato il nostro ragù, per questione di tempo, lo inseriamo al tegame. Ancora un goccio d'olio d'oliva. Aggiunta un po' di brodo. Viene amalgamato il sugo con la pasta e tutto ben saltato. Ben servito.
da voi per fare una visita guidata. Sì. E veramente ho scoperto un mondo così affascinante, veramente. Magico, si potrebbe anche dire. Vero? Vero? Poi oggi sono stata anche fortunata perché è il momento in cui state facendo la distillazione della Marone, esatto. Come mi spieghi un po' come avviene? La distillazione è molto semplice, si tratta di fa riscaldare delle vinacce, quindi è la buccia dell'uva, quello che rimane dopo la vinificazione, quindi l'uva la si pigia, si toglie il raspo, la si fa fermentare e il vinificatore separa poi la parte liquida dalla parte solida. La parte liquida si otterrà il vino e la parte solida le vinacce che si utilizzano per essere distillate ed ottenere la grappa. Da come l'hai raccontato te sembra una cosa semplicissima, proprio che posso fare a casa. La distillazione in sé è semplice, è un processo molto facile. Poterlo fare bene servono ovviamente alambicchi specifici, esperienza a scuola e tanta esperienza. Quindi è una continua sperimentazione. Sempre, però ogni giorno. Fondamentalmente avete delle basi ben consolidate, anche l'azienda Polli. Sì, il nostro bisnonno ha insegnato al mio nonno, al mio nonno a mio padre, il nostro padre a noi, e noi stiamo insegnando adesso ai nostri nipoti. Qual è il segreto di un buon alambicco? Oh, l'alambicco in sé deve essere sicuramente di rame per le nostre caratteristiche, perché il rame dà delle configurazioni, le possiamo definire in questo modo, aromatiche superiori a un alambicco in acciaio che non trattiene, l'alambicco in acciaio, i solfati che vengono utilizzati durante la cura del vigneto, mentre il rame invece li trattiene e quindi rende il tutto più morbido. Veniamo invece ai prodotti, ecco, grappa giovane, grappa vecchia, come ci colloquiamo? Nel nostro settore abbiamo visto che ultimamente il mercato si orienta sempre più verso i prodotti invecchiati, come per esempio la nostra grappa di Amarone, che è invecchiata, 2 anni di invecchiamento, molto pregiata, e proprio perché dà delle sensazioni organolettiche molto più ampie rispetto ai distillati giovani. Da pensare anche che il distillato di vinaccia, la grappa, è uno dei pochissimi distillati al mondo che viene ottenuto dalla materia prima solida e soprattutto ha delle sensazioni organolettiche talmente ampie e talmente gradevoli e divertenti che è molto più apprezzato rispetto a whisky o a gin o alla vodka o altri prodotti alcolici. Ho capito. Senti Andrea, io ti ringrazio tanto di queste informazioni e a questo punto, a parte che questa ha un profumo veramente, io la bevo, anche se devo dire che la grappa non sono molto abituata, io vado poco. Un goccetto, cin cin. Ottima. Senti, ma io sono entrata qui all'interno dell'Ottocento e tutto mi immaginavo tranne di trovare un locale un po' trasversale, devo dire, lo definisco così, è giusto? Beh, è giusto e ti ringrazio, mi fa onore questa definizione, ma perché lo trovi così? Guarda, la cosa che più mi ha colpito è proprio tanti punti d'incontro, tanti ingredienti insieme, cioè ho visto chi ha mangiato come me, chi ha preso un bel bicchiere di vino, chi ha mangiato il dolce, chi ha ascoltato della buona musica, quindi lo trovo un locale veramente con tanti ingredienti, ecco. Mi piace il fatto che tu riesca a vedere questo, perché ci sono tanti ingredienti. Quando ho girato a lungo tempo per l'Italia, sempre facendo il mio lavoro ovviamente, quindi cucinare, e mi sono immaginato un posto in cui si potesse stare bene, quello che è il senso di stare bene, quindi la piacevolezza di stare al tavolo, essere coccolati mentre si viene serviti, mangiare cose buone, che uno voglia mangiare un trancio di pizza, un menù intero, e mi sono detto forse è il caso di farlo, e così ho aperto questo posto. Senti, ma invece la cosa che più mi ha incuriosito, devo essere sincera, è la pizza. Cioè io sono venuta in Veneto e ho trovato la grappa e vabbè, quella ovviamente c'è.
ho trovato tantissime cose, molto prodotti molto molto buoni, ma la pizza non dovrebbe essere. No, devo dire che qui a Bassano tutto mi aspettavo. Ecco, spiegami un po'. Direi che è una delle più grandi opere d'arte italiane, la pizza. Sì. Esportata in tutto il mondo, spesso maltrattata in tutto il mondo. Alla fine non è che un pane ben fatto, schiacciato, su cui sopra si va a mettere un condimento e viene cotto in forma a legna. Questa è la pizza. Ho dedicato molta parte della mia vita a studiare la lievitazione e alla fine ne è uscita una pizza particolare. Però la particolarità veramente è che è leggera, cioè io mi sono mangiata per la prima volta una pizza intera, quindi veramente anche con, se vuoi, con la cosa di dire quasi quasi me ne prendo un'altra. Oh, questo è... questo è l'intento. E poi di dormirci la notte. Questo ancora non te lo posso dire, però spero che sia così. Sì. Guarda, veramente Riccardo, complimenti, anche perché insomma sei giovane, hai questo locale che veramente è un gioiello. Dove vuoi arrivare, dai, con i tuoi progetti futuri in questo locale, quali saranno? I miei progetti futuri sono di lavorare 2 giorni alla settimana e giocare a carte gli altri giorni o a pescare. Quello secondo me è uno sport che piacerebbe a molti italiani. Infatti, non lo vedo così vicino. Nel frattempo cucino. Bravo, e lo fai molto bene. Grazie. Eccoci qua. Una giornata veramente invernale oggi, devo dire. È pazzesco, è pazzesco. Senti, approfittiamo di questo angolo così, anche con poco vento. Questo è il famoso ponte degli... Questo è il ponte degli Alpini. Per noi bassanesi rimane il Ponte Vecchio, perché ha cambiato il nome nel corso degli anni. È conosciuto come Ponte di Bassano, Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini. Però il nome ufficiale è Ponte degli Alpini. È un ponte disegnato e costruito da Andrea Palladio a fine del 1500, poi ci sono state diverse demolizioni di questo ponte purtroppo, l'ultima è stata durante la Seconda Guerra Mondiale ed è stato ricostruito grazie proprio all'impegno degli alpini ed è per questo che si chiama anche poi Ponte degli Alpini. Ma passeggiando con te prima ho visto una statua dove c'erano un ragazzo e una ragazza che si davano un bacino anche, certo, insomma, in maniera molto romantica. C'è un perché. Sì, c'è un perché, perché la famosa canzone, no, sul ponte di Bassano recita "Noi ci daremo la mano" e un bacino d'amor, per cui hanno voluto gli alpini raffigurare proprio l'alpino che dà un bacio, un bacino d'amor alla sua ragazza. E invece da un punto di vista culturale cosa mi consigli di visitare in questi giorni qui a Bassano? Ma guarda, sicuramente ti farei visitare il Museo Civico, che è un importante museo per Bassano, ci sono delle opere del Da Ponte, un pittore importante, poi tra l'altro è anche sede di importanti mostre anche a livello internazionale. Poi abbiamo il museo dei Remondini, che erano stampatori, anche questi nel 1800, era un'azienda floridissima nel bassanese, pensa contava 2000 dipendenti allora, per cui importante. E poi c'è anche il discorso della ceramica, la famosa ceramica di Bassano. Ma togliami una curiosità, lì affacciato c'è un enorme dinosauro che è impossibile non vedere. Sì, è una mostra che c'è in questo momento, durerà ancora qualche mese. E si chiama Dinosauri in carne ed ossa. In effetti. Per cui sono delle riproduzioni, e sono sparse un po' in tutta la città, di dinosauri e in grandezza naturale. Quindi una cittadina a dimensione d'uomo, adatta per le famiglie, per i giovani, per gli amanti dello sport. Certo, il bello di Bassano è proprio questo, che può abbracciare un turismo veramente a 360 gradi. E ultima è l'altopiano di Asiago, visto che in questo periodo non posso fare sicuramente rafting, magari no, una sciata, una bella passeggiata, certo, si può fare. Anche Asiago, che parte appunto dell'altopiano di 7 comuni, è stata anche questa una meta molto importante turistica, lo è tuttora, d'inverno appunto per queste passeggiate con gli sci, ma anche d'estate, insomma, è un luogo che si può fruire anche lì tutto l'anno. Roberto, allora io ti ringrazio, a questo punto io proseguo per la mia passeggiata e ti lascio invece. Buona passeggiata, ci diamo intanto la mano sul ponte di Bassano e anche un bacino d'amore. Va bene. Grazie. Grazie mille, grazie. Grazie. Ciao.
mangiare qualcosa? C'è posto? Certamente. La ringrazio, però intanto posso sapere anche un po' quello che fate? Noi facciamo una cucina tipica, faccio piatti tipici della nostra tradizione veneta, dall'asparago quando c'è la stagione, al broccolo di Bassano, al baccalà, poi facciamo tanta carne alla griglia, molti primi, tutti fatti con pasta fresca. Bravo! Quindi seguiamo molto la stagionalità. Bene, e invece oggi cosa mi propone? Oggi come piatto, diciamo, del mese posso proporti un coniglio porchettato con contorno un broccolo di Bassano con pistacchio e acciughe. Aggiudicato, aggiudicato, ci sto, aggiudicato, bene. Aggiudicato. Senti, tanto siamo andati direttamente al tuo, anzi Marco, vero, Marco. Piacere, Adele. Marco. Marco, devo dire che questo locale è veramente molto caratteristico. Cuori è il nome esatto, anche perché entrando ci sono cuori un po' ovunque, però è anche molto bella la cucina che intravedo. Diciamo che uno dei punti di forza del nostro locale è anche l'ambiente, il calore che... Sì, veramente. Emanano queste mura, insomma. No, complimenti. Grazie. Ma siete aperti pranzo, cena, un po' come funziona? Noi siamo aperti pranzo e cena, escluso ovviamente un giorno a settimana che è il nostro giorno di riposo, è lunedì. Allora, intanto mi accomodo e mangio questo coniglio porchettato perché bene. Sono curiosa di scoprire come lo fai. Poi magari posso curiosare e sbirciare certamente, in cucina. Certamente. La ricetta è molto semplice, partiamo da un coniglio. Ci aggiungiamo, ci serve della salvia, del rosmarino, dell'aglio, del sale e del pepe e della pancetta affumicata. Cominciamo con mettere abbondante salvia, due rametti di rosmarino e due spicchi d'aglio che andremo a tagliare a fettine fini, sale, pizzico di pepe e il nostro coniglio farcito. Arrotoliamo coniglio, poi prendiamo la nostra pancetta e il nostro coniglio è pronto per entrare in forno, 40 minuti 190 gradi, poi gli ultimi 20 minuti li facciamo a 170 gradi. Passiamo all'impiattamento, qui avremo il nostro coniglio che dopo un'ora sarà cotto e il nostro piatto è pronto. Signora. Buongiorno. Volevo fare il biglietto per il giornaliero, però mi può dare anche un po' di informazioni sui costi? Certo, giornaliero festivo, normale, quando sono aperti tutti gli impianti, 30 feriale e 34 festivo. Uh-huh. Inoltre per i bambini sotto gli 8 anni e praticamente over 65, il giornaliero 32. Festivo e feriale 28. Senta, se faccio il giornaliero fino a che ora posso usufruire degli impianti? Allora, noi chiudiamo gli impianti alle 16.30. Ok, la mattina dalle 9? Dalle 9, sì. Dalle 9. Va bene, allora intanto faccio il giornaliero. Benissimo. Grazie. Ecco qui. La ringrazio, più tardi. Arrivederci. Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo noleggiare l'attrezzatura per fare una lezione di sci, anche se questa mattina mi è venuta la voglia di provare le ciaspole. Benissimo, allora le illustro un po' come sono i nostri prezzi. Sì. Iniziamo con lo sci, abbiamo a disposizione sci per principianti, sci medi e sci di alto livello per soddisfare le varie esigenze del cliente. Il noleggio completo dello sci e dello scarpone costa 20 euro al giorno. Per lo snowboard andiamo sui 24 euro, comprensivi di tavola e scarponi, mentre per le ciaspole sono 10 euro al giorno. Ok, questo è il giornaliero, invece più giorni ci sono magari delle tariffe agevolate? Ci sono delle varie tariffe e in base alla quantità di giorni che il cliente richiede si fa un prezzo. E per i bambini? Per i bambini i prezzi sono ridotti, quindi sono 18 euro per lo snowboard, 16 euro per lo sci e 7 euro per le ciaspole. Ho capito. Senta, allora no, intanto volevo prendere le ciaspole così provo questa Benissimo. Passeggiata. Qui. Sono le racchette. E le sue ciaspole. Ecco qui. Perfetto, la ringrazio e ci vediamo dopo. E buon allora. Divertimento. Grazie. Arrivederci. Buongiorno, mi scusi. Buongiorno. Piacere. Piacere, Simone. Adele. Senta,
Senti Simone, possiamo darci del tu. Prima mentre sciavo ho notato che tu volavi sulla neve. Sì, con l'aquilone. Esatto, sì. Ma che sport è? È un nuovo sport, nasce da 2-3 anni, si chiama snow kite. Ah. Tu hai una scuola? Sì, qui abbiamo una scuola, si chiama Jump Kite, è una nuova scuola che è nata quest'anno, esiste in altri posti, ma anche questa qui è la seconda scuola riconosciuta dal CONI a livello italiano. E a livelli di costi invece come funziona una lezione? Ci sono una lezione, c'è tutto un corso completo da fare che si suddivide in 2 o 3 lezioni e il costo totale è solamente di 180 euro. Senti Simone, hai un sito qualcosa su quale posso prendere magari più informazioni? Abbiamo la pagina Facebook ASD Jump Kite, se volete visitare ci sono tutte le informazioni e vedete come si svolgono anche le lezioni. Guarda, sarò presto una tua allieva allora, va bene. Ti aspetto allora. Intanto ti ringrazio. Alla prossima, ciao. Buongiorno signora. Buongiorno. Come sta? Bene, mi scusi, ma lei chi è? Io sono il direttore della stazione sciistica. Ah, salve, buongiorno, piacere. Piacere, Paolo Marchesi. Adele. L'ho vista ciaspolare questa mattina sulle nostre vette. Sì, devo dire che ho fatto una bellissima passeggiata, poi su c'è una vista strepitosa. Oggi sembra di essere in paradiso, poi sto degustando questa meravigliosa zuppa, anzi che magari poi voglio sapere anche la ricetta dallo chef se posso. Sicuramente, guarda, abbiamo giusto lo chef che sta per allestire un banchetto e magari gli spiega la ricetta personalmente. Quindi magari vengo con lei, va bene? Anche. Ok. Piacere, Adele. Angelo. Ha mangiato la zuppa d'oggi e devo dire che è ottima. Grazie. Però vedo che qui hai allestito un banchetto con, immagino, tutti i prodotti tipici locali. Prodotti locali tipici dell'altopiano di Asiago, con la soppressata a chilometro zero, qui da un'azienda di zona. Salsicce facciamo noi, essiccate anche da noi sfumate. E abbiamo soppressato gnocchi della patata di rozzo dell'altopiano, poi pane nero con il sesamo e la zuppa classica veneta. Allora, per quanto riguarda la zuppa veneta, sì, con orzo e speck, si comincia con un soffritto di carota, cipolla, sedano e si sfuma dolcemente. Una volta il soffritto si è ben sfumato, si aggiunge e si tosta l'orzo prelavato, poi a parte si fa un brodo vegetale e si porta a cottura l'orzo, va bene? Senza aggiungere altro. Quindi una ricetta semplicissima. Semplicissima. Angelo, allora io ti ringrazio per queste informazioni, ti lascio andare in cucina perché immagino che sei impegnato. È stato un piacere, grazie. Paolo, allora a questo punto, visto che mi hai fatto conoscere anche la vostra cucina, mi accompagni sulle piste? Ti accompagno sulle piste, così facciamo una sciata, un giro col gatto delle nevi, magari anche in motoslitta. Mamma mia, che bello. Allora andiamo. Andiamo, andiamo, vai. Andiamo. Ho mangiato, ho fatto una passeggiata con le ciaspole, ma se io volessi ad esempio scendere con gli sci, le piste come sono? Guarda, considera che sono principiante. Sicuramente, noi abbiamo piste per persone capaci di sciare, abbiamo delle piste nere, abbiamo delle piste facili, medie e difficili. Ecco, mi aiuti a capire cosa c'è intorno, tutte queste montagne che io vedo? Da qui vediamo la parte dell'altopiano di Asiago, vediamo l'Adamello, vediamo la cima del Verena, l'Ortigara, il Monte Grappa, dove c'è questo sacrario della grande guerra, della prima guerra mondiale, e poi ci estendiamo fino alle montagne della Gorai, si vede il Saslong, la Molada, le cime di Lavaredo, possiamo vedere anche Tarvisio, e le giornate di bel tempo si vede anche la laguna di Venezia. Ecco, ma qui l'altopiano ovviamente comprende 7 comuni, questo precisamente si chiama? Questo è il comune di Gallio. Gallio, ok. Da Gallio in 5 minuti siamo alle Melette. Ma fino a che periodo si può sciare? Ma quest'anno la neve, che ne abbiamo avuta molta ultimamente, contiamo di arrivare tranquillamente a Pasqua. Senti, allora facciamo così, un brindisi veramente. Grazie.